Allora, riprendiamo da qui dove ci eravamo lasciati ieri, completando questa carrellata sulle tecniche di memorizzazione, per poi passare invece all'altra. Stiamo, come vedete, approfondendo un livello per volta, da un lato l'unità di elaborazione, dall'altro le forme di memorizzazione, in modo da fare una serie di iterazioni via via più approfondite. Quindi poi torneremo di nuovo sulla CPU. Le memorie RAM, dicevamo ieri, sono quelle che costituiscono la gran parte della memoria centrale, e queste per la gran parte sono di una tipologia costruttiva che prende il nome di Dynamic RAM, memoria RAM dinamica. Non stiamo a discutere il significato del nome statica rispetto a dinamica, ci basta sapere che sono due tipi di memorie diverse. Le prime possono essere più veloci, ma decisamente più costose rispetto alle seconde. Più veloci, vedete che ci sono degli ordini di grandezza, vuol dire un 5 volte tanto, mezzo ordine di grandezza di velocità in più. Al giorno d'oggi le RAM statiche vengono usate solamente in alcuni casi, solamente per le macchine ad alte prestazioni, tipo sulle cache di calcolatori più veloci, mentre oramai si usa solamente più memoria RAM di tipo dinamico, che sono quelle che trovate normalmente all'interno dei vostri calcolatori. E anche nelle memorie RAM dinamiche, che hanno questo aspetto, c'è stata una successione, no, di standard. Queste sigle che trovate in giro, oggi quella che è più diffusa sono le DDR3, DDR sta per Dynamic Data Rate, quindi frequenza dei dati dinamica, cioè variabile, ma se vogliamo una sigla tecnica, che indica comunque vari standard che si sono succeduti, ciascuno più veloce rispetto al precedente, non tanto per quanto riguarda la velocità di accesso ai singoli dati, lettura e scrittura del dato che ci sta dentro qua, il cipino di memoria, quanto per la velocità di comunicazione tra la memoria e la CPU, ossia l'interfaccia sul bus, no? Perché poi da una parte c'è la CPU, dall'altra c'è la memoria, e in mezzo ci sono questi piedini qui, che sono i connettori della schedina di memoria. Queste cose, tanto per avere un'idea, sono cose alte 2 centimetri, larghe 15, ecco, no? Per chi non le avesse mai viste come dimensioni fisiche. E questi connettori si collegano attraverso i bus di sistema al processore, e questi vari standard di fatto permettono al bus di sistema di lavorare a velocità sempre più elevate e a trasferire blocchi di dati con sempre più ampi. Mentre invece, dicevamo già ieri, lo richiamo solo in flash, esiste la memoria invece in sola lettura. Mentre la memoria RAM in un calcolatore moderno da ufficio va intorno ai 2-4 GB, la memoria ROM, la memoria in sola lettura, dicevamo ieri, serve prevalentemente nella fase di avvio del calcolatore, no? Per fornire al calcolatore un primo programma ad eseguire appena acceso. Poi subito dopo questo programma, oltre ad aver, diciamo così, controllato che il computer funzioni, come prima e principale operazione, caricherà un sistema operativo da hard disk in memoria RAM, e poi da lì in avanti l'esecuzione avviene con programmi scritti nella memoria RAM. Quindi sono dati prevalentemente di fabbrica, dati di inizializzazione. Anche qua c'è stata tutta una lunga evoluzione che non stiamo a ripercorrere sulle tecnologie costruttive di questo tipo di memoria, a batteria sta andando. No, boh. Sì, beh, eventualmente la cambiamo. No, la cambiamo. Tolgo eventualmente. Non la cambiamo perché quella di scorta è scarica. Vediamo finché regge. No, non regge. Vabbè. Io parlo più forte, voi un pochino più piano e ce la facciamo lo stesso. Dicevo, non stiamo a ripercorrere tutte le tecnologie costruttive che ci sono state, ma soffermiamoci solamente sul punto d'arrivo, che sono le cosiddette memorie flash.
La memoria flash è la tipologia di memoria sulla quale si basano tutte le schede di memoria e la memorizzazione a stato solido attuali. Tanto per fare degli esempi concreti, le chiavette USB, le schede di memoria delle macchine fotografiche, le SIM dei telefoni, le schede interne, la memoria interna dei telefoni, eccetera, eccetera, sono tutte tipologie di memoria che usa internamente questa tecnologia flash, che si comporta come una memoria in sola lettura, nel senso che non è volatile, non perde i dati quando voi spegnete, quando voi estraete la chiavetta USB, i dati per fortuna, se non la mettete poi a mollo nel caffè, i dati non si perdono. Ma voi dite, ma come in sola lettura? Io ci posso scrivere sopra. Ecco, scrivere sopra, quindi modificare dei dati su una scheda di memoria, è un'operazione molto più complessa, che equivale di fatto a come se fosse scrivere dati su una memoria di massa. Quindi questo tipo di memorie flash sono ambivalenti, in lettura si comportano come memoria ROM, quindi accesso diretto al base di sistema, la CPU può leggere, non chiaramente il programma che c'è su una scheda flash, ma su una scheda USB, su una pennetta USB, ma sulla memoria flash interna al calcolatore, può leggere e eseguire un programma, quindi la vede come memoria centrale, però invece le operazioni di scrittura sono operazioni che invece richiedono una procedura completamente diversa. Qualcuno di voi avrà già sentito citare l'aggiornamento del BIOS del computer, no? Quando c'è qualcosa che non funziona, anziché darsi la colpa per aver fatto casino, si dice, ah, è il BIOS che non è aggiornato, cosa del genere. E di fatto ci sono delle procedure. Il BIOS che cos'è? È il programma scritto nella memoria flash, che svolge il ruolo di ROM, contiene il programma di avvio, che il costruttore del vostro calcolatore ci ha messo dentro. Costruttore del calcolatore a volte può scoprire dei problemi, delle imperfezioni nel proprio software e rilascia degli aggiornamenti. Però questi aggiornamenti non significano semplicemente prendo e copio un file, ma applico una procedura di riprogrammazione di questa memoria. No? Quindi la memoria flash è di fatto una memoria a sola lettura, ma riprogrammabile facilmente, anche se richiede del tempo, una certa cautela, perché se questa riprogrammazione si ferma a metà perché manca la corrente, voi avete perso il prima e il dopo, e l'unica cosa è andare a portare la macchina in assistenza. Però oggi c'è un boom, un'esplosione enorme dell'uso delle memorie flash, oltre che tutti i dispositivi di elettronica di consumo che vi ho citato prima, anche come metodologia di memorizzazione di massa. Avrete sentito parlare, probabilmente, ho visto nei negozi i cosiddetti dischi SSD, Solid State Disk, che sono sostituti degli hard disk, che al loro interno non hanno dei veri e propri dischi rotanti magnetici, ma hanno tutta una serie di celle di memoria flash. Si comportano come memoria di massa, ma sono molto più veloci, proprio perché non avendo parti meccaniche, ma essendo solamente circuiti elettronici, sono più veloci. Ovviamente costano di più. Quindi lo trovate da 100 mega anziché, da 100 giga anziché da 1 tera, quindi 10 volte più piccolo perché costa 10 volte di più. Alla fine questa grossa equazione continua a mantenersi. Ecco, torniamo nel nostro passaggio dall'unità di controllo all'unità di memorizzazione, torniamo per un attimo all'unità di controllo, adesso che abbiamo capito un po' meglio quel blocco M che sta qua sulla destra, che rappresenta la memoria, e al di là degli aspetti tecnologici, quindi gli standard che sono succeduti, ricordiamoci qual è il concetto fondamentale della memoria centrale. Tante celle, ciascuna delle quali ha un indirizzo. Allora, con questo schema andiamo a riprendere ciò che qualitativamente abbiamo già detto ieri. Dicevamo, ah, cosa fa la CPU? Beh, di mestiere legge un'istruzione alla volta dalla memoria RAM, dalla memoria centrale, la esegue e passa all'istruzione successiva. Nella pratica cosa succede? Cosa significa a livello circuitale? Significa che all'interno della CPU dovranno esserci, in forme diverse, sicuramente più complicate che non questo schemino, due registri fondamentali che ci sono in tutte le CPU di questo universo, o perlomeno di questo pianeta. Un registro, cioè la CPU, internamente a un registro, si deve ricordare, un'informazione che le serve, è essenziale, qual è la prossima istruzione da eseguire.
Quando non si più l'accendo, la prima istruzione da eseguire sarà l'istruzione di indirizzo 0 e poi va avanti, la 1, la 2, la 3, la 4. No? Questo registro, che qui è indicato come PC, sta per Program Counter, contatore di programma. Contatore perché tipicamente conta 0, 1, 2, 3, 4 le istruzioni da eseguire e in ogni istante il Program Counter indica sempre, contiene sempre il valore numerico dell'indirizzo in cui si trova la prossima istruzione da eseguire. Istruzione che dovrà essere eseguita successivamente a quelle che sta eseguendo attualmente. E quindi, quando dicevamo, la CPU chiede alla memoria l'istruzione da eseguire, nella pratica cosa succede? Che la CPU prende il valore del program counter attuale, lo mette sul bus di sistema, in particolare sul bus che avevamo chiamato ABUS, per address bus, indirizzo, bus dell'indirizzo, dice, io voglio la cella che si trova a questo indirizzo. La memoria legge l'address bus, vede qual è l'indirizzo che la CPU desidera, accede internamente alle proprie celle, alla cella che ha proprio quell'indirizzo, ne legge il dato, e questo dato, il valore di questo dato, lo invia alla CPU. Cosa vuol dire inviare alla CPU? Vuol dire che la memoria deposita sul data bus, sul D-bus, che avevamo visto ieri, questo valore, 37 il valore di quella cella. E la CPU leggerà dal database questo valore e se lo porterà all'interno di un suo altro registro. Quindi ci sono due registri, di cui il primo abbiamo chiamato Program Counter, che sa a che indirizzo si trova la prossima istruzione. Ma qual è la prossima istruzione? La CPU non lo sa, deve chiederlo alla memoria. Io CPU do alla memoria attraverso l'address bus l'indirizzo della cella che mi serve. La memoria restituisce attraverso il database il dato contenuto in quella cella, ossia l'istruzione da eseguire, la codifica binaria dell'istruzione da eseguire. Questa istruzione viene parcheggiata, viene acquisita dalla unità di controllo della CPU e io qui schematizzandolo abbiamo indicato un registro IR, Instruction Register, registro dell'istruzione se vogliamo. Poi in realtà le varie CPU lo chiamano in modo diverso queste cose, ma concettualmente sono la stessa cosa. Una volta che l'istruzione è stata trasferita all'interno della CPU, la CPU può già predisporsi a leggere la prossima istruzione. Quindi incremento il program counter e se voglio posso cominciare a chiedere alla memoria, senti, comincia a preparare il dato successivo. No, ricordiamoci che la memoria lavora a una velocità di 60 nanosecondi, abbiamo visto prima, un secondo fa. La CPU lavora a una velocità di frazioni di nanosecondo, quindi tutte le volte che il program counter o che la CPU chiede alla memoria un dato si deve predisporre ad aspettare parecchio. Quindi internamente le CPU sono molto, diciamo così, hanno tutta una serie di meccanismi che cercano di anticipare il più possibile le operazioni che sono lente. Ma questo... Quindi si incrementa il program counter e si passa all'istruzione successiva. Ma invece dell'istruzione precedente, cosa succede? Succede che questo instruction register contiene una codifica binaria, 0011 vuol dire somma, 0111 vuol dire sottrai, 1100 vuol dire ripeti l'esecuzione, eccetera, eccetera. È stato inventato dai codici ovviamente, per dire che ogni codifica binaria corrisponde a un'operazione da fare. E questa logica di controllo non è altro che una parte della CPU che traduce, decodifica abbiamo chiamato ieri, traduce questi bit in una serie di comandi da dare all'unità aritmetico logica, ai registri, alle unità di input, alle unità di output, comandi che dipendono ovviamente da qual è l'istruzione da eseguire, da come questa istruzione deve essere eseguita. Quindi internamente quel ciclo che abbiamo visto ieri, concretamente è una cosa che si concretizza in modo molto semplice. Vabbè, questa è la schematizzazione che dice che il valore della memoria all'indirizzo program counter viene copiato nell'instruction register e poi il program counter può essere incrementato. Questo simbolino qui è sbagliato, dovrebbe essere una freccia, è venuto male nel cambiamento di font. Queste formule invece ci aiutano a riflettere sul concetto di velocità di elaborazione. Cioè quanto è veloce un computer? Da che cosa dipende?
Allora, sicuramente una CPU sarà più veloce se, a parità di tutto il resto, se è in grado di lavorare a una frequenza di clock più elevata. Il clock è il passo. Io ogni passo faccio qualche cosa. Se i passi sono più frequenti, sono più veloci, io vado avanti più spedito. Quindi un parametro fondamentale per valutare le prestazioni di una macchina è la frequenza di clock o il periodo di clock, sono uno inverso dell'altro, ragioniamo in periodo e in frequenza a seconda di come ci fa comodo. Ma non è l'unico parametro, perché dicevamo che per eseguire un'istruzione non basta spesso un solo ciclo di clock, ma possono essere necessari diversi cicli di clock. Abbiamo già visto che, torno alla figura precedente, prima di cominciare a eseguire l'istruzione me ne servirebbero almeno due. Uno per prendere il program counter e mandarlo verso la memoria, un clock. Uno per prendere il dato dalla memoria e riportarlo nell'instruction register, due clock. E poi almeno uno per decodificare i dati, tre. E non vogliamo lasciare almeno un ciclo di clock all'unità aritmetico-logica per fare i calcoli, quattro. Quindi ci accorgiamo che per ogni istruzione, anche la più semplice, un certo numero di cicli di clock sono necessari per fare tutti i passaggi che servono. E quindi c'è un parametro, che qui è chiamato, indicato con la lettera C, che riassume quanti cicli in macchina sono necessari per eseguire un'istruzione. Un'istruzione del programma, un'istruzione binaria del programma eseguibile. Da che cosa dipende questo valore C? Dipende dall'istruzione, innanzitutto. Questo in realtà fa cadere tutto il castello. Ma lo commentiamo tra un secondo. Cioè, un'istruzione che dica metti 0 in un registro, probabilmente si esegue in un numero di cicli di clock minore che non fai la moltiplicazione di due numeri reali. Quindi in realtà lì per istruzione cosa vuol dire? Sarà un valore medio probabilmente tra tutti i tipi di istruzione che vorrai eseguire. Dipende, dicevamo, dal tipo di istruzione e quindi dovremo ragionare sempre in media, mai in modo puntuale. Dipende dal tipo di processore. Accennavo già ieri, se avete un processore dell'Intel e un altro dell'AMD non sono confrontabili. Internamente il numero di cicli macchina per istruzione è molto diverso tra l'uno e l'altro, e le frequenze di clock anche, per cui è solamente la combinazione dei due, no? Quindi non posso confrontare la frequenza di clock di un AMD con quella di un Intel, o il numero di cicli di clock per istruzione dell'uno con dell'altro, dipende dalla famiglia architetturale dei processori. Chiaramente i progettisti di processori sanno queste cose e cercano di fare in modo che il processore sia più furbo e esegua le stesse operazioni con meno cicli di clock possibile, progettando meglio i circuiti interni. Adesso qui non facciamo progetto di circuiti, quindi non ci viene in mente come si può fare, ma le tecniche ci sono 30 anni che ci lavorano. E poi dipende anche, ma questo in senso più lato, proprio dalla tipologia di set di istruzioni, di insieme di istruzioni che un processore può eseguire. Noi siamo purtroppo, o per fortuna, non lo so, siamo in un mondo in cui la stragrande maggioranza dei processori che usiamo sono in qualche modo derivati oppure compatibili con i processori sviluppati dall'Intel. E quindi eseguono tutte le stesse istruzioni. La codifica binaria per fare la somma di due numeri è uguale. Anche la AMD che fa processori concorrenti all'Intel fa in modo che questi implementino esattamente le stesse istruzioni. E anche la Apple adesso sta cominciando a montare sui propri calcolatori i processori dell'Intel anziché quelli che si faceva fare prima. E quindi non apprezziamo tanto questa differenza, ma se pensiamo a un processore diverso, quello che c'è nel vostro telefono, per ragioni di spazio, dimensioni, costo e consumo di batteria, non può essere un processore Intel. C'è qualcosa di più semplice? Più semplice che esegua delle istruzioni diverse, proprio la codifica delle istruzioni è proprio completamente diversa, non c'è nessuna compatibilità.
Allora lì chiaramente è un mondo diverso, una famiglia diversa di processori che tra di loro si possono confrontare, ma con altri processori non ha senso confrontarli. Allora ci sono delle avvertenze quindi, facciamo attenzione alle istruzioni che consideriamo, facciamo attenzione alle famiglie di processori che stiamo considerando. Ma se teniamo conto di questi fattori, potremmo provare a combinare i due fattori, frequenza di clock e cicli di macchina per istruzione, in un'unica misura che cerca di stimare quante istruzioni per secondo vengono eseguite da un processore. E il numero di istruzioni per secondo sarà il numero di cicli di clock per secondo, cioè la frequenza di clock, divisa per il numero di cicli di clock necessari per compiere una singola istruzione. Poi ovviamente questo numero si esprime in milioni, quindi qui di nuovo sarebbe un 10 alla sesta, e prende il nome di MIPS, e questo spesso lo si vede, no? Nei dati, nelle specifiche. Milioni di istruzioni per secondo. Questo è un dato pericoloso, nel senso che è facile farlo diventare grande questo numero, basta che tu prendi istruzioni molto semplici e fai finta che non ti interessino quelle complicate. Quindi bisogna sempre verificare la potenza di calcolo, non massima di una macchina, ma la potenza di calcolo quando quella macchina viene applicata per risolvere il tipo di problemi che servono a te, e non quelli che servono al venditore della macchina per farti vedere che va bene. Questo vale per i computer, ma vale anche per le Ferrari. A parte questo, sull'interpretazione, volevo ancora spendere due parole sul valore di C, tanto per di nuovo mettere in prospettiva l'evoluzione. I primi personal computer, quindi parliamo del 86 mi pare che siano stati, cioè, sia iniziata la commercializzazione, quindi 86, 96, 2006, siamo già qui 25 anni. Il valore di C tipico era intorno ai 10, 12, con una frequenza di clock di 4, mi ricordo il primo personal computer, 4,77 MHz. Un ciclo di clock di 4,77 MHz con un numero di cicli di clock per istruzione pari a 8-10, poi dipende da come lo calcoliamo, dipende da che tipo di istruzione consideriamo. Dopodiché, andando avanti, la frequenza di clock è sempre aumentata, da 4 MHz a 10, a 20, a 100 MHz, i primi pensi lavorano sui 100 e rotti MHz, e adesso abbiamo, dicevamo ieri, 3,2 GHz. Quindi da 4 MHz a 3 GHz la frequenza è aumentata nel frattempo di quasi 1000 volte, la frequenza di clock. 1000 volte, eh? In 20 e rotti anni. Il valore di C, che cosa ha fatto nel frattempo? Da 10 è sceso. Adesso lavoriamo con dei calcolatori in cui il valore di C non solo non vale più 10, 8, 5, 4 o 2, ma tante volte è minore di 1. Il valore di C diventa anche. Ma come è possibile, voi mi dite? Ma com'è possibile che faccio un'istruzione in meno di un clock? No, non è che faccio un'istruzione in meno di un clock. È che all'interno i processori sono composti da tanti blocchi paralleli. Quindi in realtà quando comprate un processore dentro ce ne sono 4, ciascuno dei quali esegue un'istruzione in parallelo. Allora magari ciascuno di questi core, ciascuno di questi nuclei di elaborazione, esegue un'istruzione in 4 o 5 cicli di clock. Ma poiché ne ho 4 e eseguono ciascuno un'istruzione diversa, in media il numero ad ogni nuovo ciclo di clock riesco a terminare un'operazione, perché ne termino 4 ogni 4 cicli di clock. Quindi si riesce a ridurre il numero di cicli di clock per istruzione, uno facendo dei processori più complessi che sono in grado di bypassare delle operazioni o mandarle in parallelo, ma due soprattutto aumentando il parallelismo. L'unità aritmetico logica è lenta a fare le moltiplicazioni, ne metto due di unità aritmetico logiche, così mentre una è impegnata a fare la moltiplicazione c'è un'altra libera che può già cominciare la moltiplicazione successiva, per fare esempi semplici. Tanto il numero di transistor che ho a disposizione non sono più i qualche milioni dei primi processori dell'Intel, ma sono i qualche miliardi dei processori odierni, quindi di spazio a bordo ce n'è. Quindi noi abbiamo dei processori oggi che
che hanno una frequenza di clock 1000 volte più veloce e un'efficienza architetturale, cioè il modo in cui riescono a sfruttare questo ciclo di clock per compiere istruzioni, che è 20 volte migliore, quindi da intorno al 10 a sotto l'unità per il valore di C. Vuol dire che i processori di oggi rispetto a quelli di 20 anni fa sono 20.000 volte più veloci, senza toccare nient'altro, solamente grazie a questa evoluzione tecnologica. E questa tendenza all'aumento di prestazioni sembra voler continuare. Esiste poi anche un'altra sigla che si sente in giro, che non è MIPS ma è Megaflops, dove anziché I per istruzione c'è FLO, che sta per istruzione in floating point, in virgola mobile, vuol dire istruzione e operazione tra numeri reali. E questo è pensato per calcoli di tipo scientifico, dove ci sono da fare effettivamente moltissime elaborazioni in termini di elaborazione tra numeri reali. Questo è un esempio del, ad oggi, del supercalcolatore più potente che ha questo nome e raggiunge peta, credo che sia 10 alla 15 come prefisso. Comunque questo numero qua di operazioni, moltiplicazioni possiamo dire, al secondo. Poi chi è che ha da fare tutti questi conti? No, vengono usati moltissimo nelle simulazioni meccaniche, fluidodinamiche, strutturali, in cui tu devi modellare il comportamento di un sistema molto complicato e lo modelli di fatto come una serie di piccoli cubetti, ciascuno soggetto alle sue leggi fisiche che interagiscono con tutti quelli vicini. Quindi hai delle equazioni che modellano il singolo blocchetto, le interazioni con i blocchetti vicini, e di questi blocchetti ne hai 100 milioni perché devi modellare il comportamento di un ponte quando ci passa sopra un camion, ad esempio. E servono queste macchine. Saltiamo questa parte sui bus. Queste sono alcune idee dei primi processori della Intel, di come era nata l'architettura dei calcolatori, dei personal computer. E salto quel paio di formulette perché le riprenderemo quando faremo degli esercizi sull'argomento. E l'architettura interna si è evoluta fino ad arrivare a cose di questo genere. Questa è una figura ancora schematizzata, ma molto meno astratta di quelle precedenti, che ci fa vedere cosa troveremmo se aprissimo un calcolatore. Troveremmo, innanzitutto, prima vi ho detto, c'è un bus, non è vero, ho mentito, ce ne sono almeno due, forse tre, talvolta quattro all'interno del calcolatore, perché sono bus che lavorano a velocità diverse. Il bus principale è questo, qui abbiamo il processore, che lavora con la sua frequenza di clock, c'è la CPU, della cache parleremo più avanti, a volte ha dei coprocessori matematici, ma essenzialmente c'è la CPU. E poi la memoria. La CPU e la memoria si parlano non direttamente, ma attraverso il bus di sistema, il bus della CPU a volte lo chiamiamo. Dopodiché gli altri periferici, lo schermo, la rete, gli hard disk, le porte USB, eccetera, eccetera, o le altre cose che mettiamo nei connettori della scheda madre, non hanno bisogno di tutta la velocità di comunicazione che c'è tra la CPU e la memoria. E quindi di solito si affacciano dei bus più lenti. Oggi c'è PCI oppure PCI Express, che sono due standard. Anni fa c'era un bus che si chiamava ISA, non credo che nelle schede madri recenti lo montino più, a cui si agganciano tutte le periferiche, le interfacce per gli altri dispositivi più lenti. A volte c'è un bus dedicato per la scheda video, che è questo qua, l'ho rappresentato qua perché qui c'è lo schermo, perché tra la CPU e la scheda video ci sono molti, ma soprattutto nei videogiochi, ci sono molti dati che devono fluire. E quindi a volte la scheda video, la CPU ha una porta dedicata, un bus dedicato solamente per parlare con la scheda video, uno solamente per parlare con la memoria e uno più lento per parlare col resto, che non ha fretta.
qua ho molta meno fretta. E dal punto di vista materiale, queste cose si presentano in questo modo. Questa in realtà è una scheda madre in formato mini, piccola, in cui si vede che a un certo punto c'è il processore, questo è un processore a basso consumo, si vede dal fatto che il dissipatore è molto piccolo. Questa è la cosiddetta scheda madre del calcolatore, che è una scheda che serve a ospitare il processore e quel minimo di circuiteria necessaria a farlo funzionare, far funzionare il bus. Ospita il processore, ospita altri circuiti integrati, qui ce n'è uno, qua ce n'è un altro, qua ce n'è un altro, che sono i circuiti, questo è un altro, i circuiti di gestione delle periferiche integrate a bordo della scheda madre, i circuiti di gestione del bus. Poi c'è una serie di schede di espansione, che sono i slot, in questo caso PCI, il famoso bus PCI è fatto da una serie di slot in cui posso inserire le schede. In questo caso ce n'è uno dedicato alla porta grafica, questo AGP, disegnato in marrone. Questi sono gli slot in cui si inserisce la memoria, quindi quelle schedine di memoria che abbiamo visto prima si infilano in un'altra serie di fessure qua. In questa scheda c'era ancora addirittura un vecchio slot ISA, che oggi è sempre più difficile da trovare. Questa è una scheda, poi ci sono le porte esterne, qui PS2, USB, porta parallela, connettori per i floppy, gli hard disk, eccetera. Quindi sulla scheda madre i componenti principali sono i processori e la logica di funzionamento dei periferiche integrate e dei bus, e poi una serie di connettori in cui ci aggiungo ciò che mi serve. Vabbè, ci sono gli esempi, ma li prendiamo più avanti. Allora, fatemi saltare un po' avanti qui, rimescolo gli argomenti, ma solo per ottimizzare il tempo, perché poi una parte di cose sul linguaggio le abbiamo già viste, quindi le riprendo poi dopo. Perché devo cominciare a sciogliere un nodo che ho sempre lasciato non detto, e finora ho cercato sempre di girarci intorno dicendo, beh, da un certo punto nei registri ci sono dei dati, l'indirizzo è un numero che è codificato in binario, nella cella di memoria ci sarà un codice binario. Adesso però dobbiamo smetterla di nascondere le cose e cominciare a capire che cosa vuol dire che nel calcolatore ci sono delle informazioni codificate in binario. E partiamo, percorso abbastanza lungo perché quando diciamo le informazioni sono codificate in binario, i tipi di informazioni con cui abbiamo a che fare sono molteplici, no? Dal video al testo, all'audio, alle immagini, eccetera, eccetera. Partiamo dai più semplici, dei numeri. Ancora più semplici, numeri interi. Ancora più semplici, numeri interi positivi. Partiamo da lì. Poi il resto si costruisce sopra. Quando hanno cominciato a costruire, a concepire i primi calcolatori, no? Che si basavano sul principio del transistor, il transistor, l'abbiamo accennato velocemente, è un interruttore che può essere aperto o chiuso, acceso o spento, e con questo dava un modo per rappresentare dell'informazione, informazione che era codificata dal fatto che quel transistor fosse acceso o spento, fosse 0 o 1. E quindi, va bene. Allora mi pongo il problema di come fare a rappresentare un qualunque numero avendo solamente la possibilità di codificare un'informazione che posso chiamare 0 oppure 1. Allora la cosa in realtà è più semplice di quanto non sembri a prima vista, perché già noi
normalmente ci siamo abituati a rappresentare i numeri usando una codifica indiretta. Quando io devo dire 100 persone, non disegno 100 stanghette, no? Che sarebbe una rappresentazione diretta del dato, ma scrivo 1, 0, 0, oppure 2, 5, 2 per indicare 252. Quella è una codifica indiretta di un concetto che è il numero 252, che potrei rappresentare in modo diretto facendo 252 stanghette o palline o altro. Lo rappresento sottintendendo una formula, sottintendendo un calcolo. Quando scrivo 252 per dire 252 vuol dire, beh, prendi due volte 100 stanghette, poi 5 volte 10 stanghette, più due volte una stanghetta, e metti tutto insieme. Per noi è talmente naturale che fatichiamo a vedere la differenza tra il concetto di numero N252 e la sua rappresentazione scritta. Ma in realtà sono due cose diverse. E la rappresentazione scritta che noi usiamo è una rappresentazione decimale posizionale. Decimale perché contiamo in base 10, perché ogni cifra differisce dalla precedente per il fatto che è moltiplicata per 10, 1, 10, 100, 1000, e posizionale perché il valore di questo 2 è diverso dal valore di questo 2 per via della loro posizione, sono entrambi dei 2. Allora, questo metodo di rappresentazione dei numeri può essere facilmente traslato in binario, anche se avessi solamente due cifre anziché 10 cifre con cui lavorare, anche se preferissi lavorare con due cifre anziché 10, usando lo stesso meccanismo. Prima di passare al binario, attenzione che qui stiamo parlando della rappresentazione del numero, come fare a scriverlo. Poi la parte difficile non è tanto scriverlo, ma imparare a far di conto, no? Farci le operazioni sopra, somme, moltiplicazioni, eccetera. Per cui noi in seconda elementare abbiamo imparato a scrivere i numeri e poi non abbiamo ancora finito adesso di imparare a farci i conti con questi numeri, no? Di elaborarli, manipolarli. Anche in binario ci sarà lo stesso percorso, prima di imparare a rappresentare i dati e poi imparare a farci le operazioni sopra, le elaborazioni sopra. Vabbè, qui non sto a raccontare tutti i sistemi. Il sistema di numerazione nostro posizionale, alla fine si può riassumere, è chiaro che in seconda elementare non ce lo potevano raccontare così, si può riassumere in questa formula che lega il valore di un numero, che qui è indicato con A, con la sua rappresentazione, e la rappresentazione è data attraverso una serie di cifre. 252, A con 0 uguale 2, A con 1 uguale 5, A con 2 uguale 2 di nuovo. Il valore di una cifra che cos'è? È la somma delle cifre che lo compongono, 1370, 1, poi 3, poi 7, poi 0, ciascuna cifra moltiplicata per una potenza della base. 1000 è 1 per 10 alla terza. 300 è 3 per 10 alla seconda, 70 è 7 per 10 alla prima, 0 è 0 per 10 alla prima, alla 0, 0 unità. Questa formula riassume tutto, nel senso che se io ho una serie di cifre che chiamo a 0, a 1, a 2, a 3, a 4, a 0 la cifra delle unità, a 1 la cifra delle decine, a 2 la cifra delle centinaia e così via, la cifra delle decine la moltiplico per, scusate, la cifra dell'unità partendo dall'inizio, la moltiplico per 1. Base elevato a 0, 10 elevato a 0, 1. La cifra delle decine la moltiplico per 10 elevato a 1, b elevato a 1. La cifra del centinaio la moltiplico per 10 elevato alla 2, e così via. Quindi la cifra A con 2, che è la cifra del centinaio, la moltiplico per 10 elevato a 2. E questi valori, cifra moltiplicato potenza della base, li sommo tra di loro. Noi contiamo in base b uguale 10, il calcolatore calcola in base b uguale 2.
ma il meccanismo è esattamente lo stesso. Tanto per convenzione, guardiamo come lavora questo indice i. L'indice i conta le cifre. Se io ho un numero di 4 cifre, numero le cifre contando da 0. 0, 1, 2, 3. Se ho 4 cifre, vengono numerate da 0 a 3. Da 0 a n-1, quando avessi n cifre. 0, la cifra di posizione 0, è la cifra dell'unità. La cifra di posizione 1 è la cifra di peso 10 o di peso 2, di peso b. La cifra di posizione 2 è la cifra di peso b al quadrato, 100, oppure 2 al quadrato, se conto in binario. No? Abituiamoci pure a questa stranezza, gli informatici sono delle persone strane che quando contano, contano a partire da 0 e non da 1. Sempre. Quindi il primo numero, quando devo contare, non conto 1, 2, 3, 4, ma conto 0, 1, 2, 3. Perché è più comodo, la formula viene più pulita così. Allora, questo lega, dicevamo, il vero valore di un numero a con le cifre a con i che usiamo per rappresentare questo numero. E questa formula, vedete, che è parametrizzata da un parametro b, la base. Noi impariamo adesso a non lavorare più in base b uguale 10, ma in base b uguale 2, o solamente due stati. In base 10 mi è naturale contare perché ho 10 dita e perché ho imparato a fare 10 segni diversi sulla carta che rappresentano le posizioni delle 10 dita. Ma se anziché avere 10 dita ne avessi uno solo, che è un interruttore, come ha il calcolatore, mi verrebbe più comodo contare con b uguale 2. Due sole posizioni del mio ditino che sono aperto oppure chiuso. E allora posso rappresentare i numeri in questo modo. Base b uguale 2, le cifre che ho in base 2 sono due cifre diverse, posso usare solamente lo 0 e l'1, così come in base 10 usavo le cifre dallo 0 al 9, quindi avevo 10 simboli diversi. Qui ho solo due simboli diversi, lo 0 e l'1. Ma uso la stessa regola, se mi danno, guarda questo numero binario, 101, è la rappresentazione scritta di un numero, 101. E poi mettiamo, per non confonderci, il pedice 2 per ricordarci, è scritto in binario. A che cosa corrisponde questo numero? A con 0, A con 1, A con 2. A con 0 la cifra più a destra, quella dell'unità. A con 1 è la cifra di mezzo. La seconda a partire da destra, le conto sempre a partire dall'unità, no? Abbiamo sempre, conti li facciamo sempre a partire dall'unità. E a con 2 è la cifra più a sinistra, in questo caso ho tre cifre, quindi 0, 1, 2 come posizione. E quindi il valore, se vogliamo calcolare il valore di questo numero, applichiamo questa formuletta. Prendiamo con 0, lo moltiplichiamo per 2 alla 0, poi ci sommiamo a con 1 per 2 alla 1 e così via. A con 0, questo 1 qui lo metto qui, A con 0 per 2 alla 0, più A con 1, che è questo 0, per 2 alla 1, più A con 2, che è questo 1, lo metto qui, per 2 alla 2. E quindi ottengo 1 per 4 più 0 più 1 per 1, che fa 5. Quindi 101 scritto in binario corrisponde al decimale 5. È lo stesso numero, 101 binario e 5 decimale è lo stesso numero, è la stessa cosa, sono 5 stanghette, che da un lato le rappresento in binario, dall'altro le rappresento in decimale. Il numero è lo stesso, la rappresentazione è diversa. E con questo meccanismo mi è facile contare. Questa tabellina di conversione dall'1 al 15 rappresenta i numeri a sinistra binario e col corrispondente decimale a fianco. 0, 1, 2, 2 più 1, 3, 4, 5.
5 perché abbiamo 4 più 1, 6 perché abbiamo 4 più 2, 7 perché abbiamo 4 più 2 più 1, cioè ogni cifra rappresenta una potenza di 2, no? Quindi prendiamo ad esempio il 13. Le potenze, ogni cifra, partendo da destra, rappresenta una potenza di 2. 1, 2, 4, 8. Queste potenze di 2 possono essere moltiplicate o per 1 o per 0, quindi possono esserci o non esserci. Quindi in questo caso il 13 è 1, non c'è il 2, più 4 più 8. Il 14 è, non c'è l'1, più 2 più 4 più 8. 2 più 4 più 8. Quindi, tutto sommato è velocissimo leggere un numero binario. È immediato. Se io scrivessi il numero anche lungo, la lavagna, mettiamo un secondo. Se scrivessi, fatelo inventare. Non so cosa sia questa cosa. È un numero di 7 cifre. 7 cifre che chiamiamo 7 bit, una cifra binaria, prende il nome di bit, anzi bit significa proprio cifra binaria, binary digit, cifra binaria condensato, binary digit resta bit, okay, quindi il bit non è altro che una cifra binaria. Quanto vale sta roba? Le potenze di 2 sono 2 alla 0, 2 alla 1, 2 alla 2, 2 alla 3, 2 alla 4, 2 alla 5, 2 alla 6, 7 bit numerati, pesati da 2 alla 0 a 2 alla 6. Quella formula, ricordate che si andava da 0 a n-1. Questo significa 1, questo significa 4. Questo significa 8, 16, 32, ci sono 64. È 1 per 2 alla sesta, 64, più 0 per 2 alla quinta, sarebbe 32, ma non c'è, moltiplicato per 0. Più 0 per 2 alla quarta, che farebbe 16, non c'è, perché moltiplicato per 0. Più 1 per 2 alla terza, che fa 8, 1 per 2 al quadrato, che fa 4, niente per 2 alla prima. E 1 per 2 alla 0 che fa 1. Risultato, qui sbaglio sempre, 64 più 8 è 72, più 4 76, più 1 77. Decimale. Se scrivessimo un numero di 32 bit anziché di 7, ci vuole un pochino più di tempo, ma concettualmente non pone alcuna difficoltà. Ok? Questo è il modo con cui il calcolatore rappresenta tutti i numeri interi positivi, perché quella formuletta lì può solo tirar fuori dei valori interi positivi. Più è grande il numero, ovviamente, più bit serviranno. Perché i calcolatori sono passati da registri a 8 bit, a registri a 16, a 32, adesso 64? Per poter lavorare con numeri più grandi. Se un calcolatore avesse registri, o se avessimo una cella di memoria solamente di 8 bit, con 8 bit che numeri posso rappresentare? Non dico con 4 perché l'abbiamo scritto qua, su questa tabella. Qual è il numero intero positivo più piccolo che so rappresentare con 8 bit?
0. Quindi il numero più piccolo è 0. Come si scrive in binario 0 su 8 bit? 8 volte 0, e questa è la domanda facile. 3, 4, 5, 6, 7, 8, ma l'ho sbagliato. Qual è il numero invece intero positivo più grande, massimo, che riesco a scrivere avendo 8 bit a disposizione? Tutti 1. Quanto vale? Vale 1 più 2 più 4 più 8 più 6 più 32 più 64 più 128 uguale 255. Perché 255? Perché è 1 in meno di quest'altro numero qua. Quell'altro numero lì è un numero che su 8 bit non ci sta, me ne servono 9. 1, e anzi è il più piccolo numero che ha bisogno di 9 bit. Lui è su 9 bit qua, 1 seguito da 8 0. Quello è il più piccolo numero che ha bisogno di 9 bit. Tutti i numeri più piccoli di lui, più piccoli di lui, si possono scrivere usando solamente 8 bit o meno. È il primo numero che ha bisogno di 9 bit, che è un'unità in più dell'ultimo numero che ci sta in 8 bit. No, pensate un po' al contachilometri della macchina, da 999 passa a 1000. A un certo punto ho il numero più alto che ci sta su 3 cifre e subito dopo il numero più basso che richiede 4 cifre. E qui è la stessa cosa, solamente che ragioniamo in binario. Questo qui, 256, è 2 alla 8. Il primo numero su 9 bit vale 2 alla 8. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ricordiamoci che li contiamo da 0 in cifre. E quindi il numero più grande che posso esprimere su 8 bit è 2 alla 8 meno 1. Quindi vuol dire che se io avessi 20 bit, il numero più grande che posso rappresentare sarà appena prima del primo numero che richiede 21 bit. E il primo numero che richiede 21 bit è 1 seguito da 20 zeri, cioè 2 alla 20. Quello prima, meno 1. Con 20 bit rappresento i numeri da 0 fino a 2 alla 20 meno 1. No, alla 20. 2 alla 20 meno 1. Perché su 20 bit, immaginatevi scritti 21 di fila, sono 2 alla 0 più 2 alla 1 più 2 alla 2 più 2 alla 3 più 2 alla 4 e l'ultimo è 2 alla 19. 2 alla 20 non ce l'ho ancora. Però la somma di tutti da 2 alla 19 più 2 alla 18, più 2 alla 17, più 2 alla 16, fino a 1, la somma di tutti questi fa quasi 2 alla 20, ti manca ancora una, ti manca un'unità, ti manca l'unità che farebbe scattare la cifra successiva. Poi se qualcuno di voi si diletta di matematica, basta che vada a prendere queste cose, in teoria le sapete, quella lì è una successione geometrica, B è costante, scusate, A è costante, sono tutti uni, B vale 2, quanto vale la ridotta della serie geometrica con le prime n cifre? Fate le formulette e vi viene uguale. Vi viene che su n bit, ovviamente, rappresento i numeri da 0
a 2 alla n meno 1. Sempre. Quindi aggiungendo bit l'intervallo dei valori rappresentabili cresce in modo esponenziale. Se su 8 bit conto fino a 255, su 16 bit conto fino a 65.535, che è 2 alla 16 meno 1, su 32 bit, a memoria non lo so, ma è 2 alla 32 meno 1, che è dell'ordine di 4 miliardi e rotti, meno 1. Su 64 bit, 2 alla 64, 2 alla 64 sono 16 miliardi di miliardi e rotti, meno 1. Numeri interi. Ecco, qui c'è un esempio di prosecuzione delle potenze fino a 2 alla 16, dopo un po' le prime ti entrano in mente. Di queste potenze ce n'è una che dobbiamo sottolineare, 2 alla 10. Perché 2 alla 10 la sottolineiamo? Ma perché il suo valore 2 alla 10 fa 1024. E 1024 è uguale a 1000, cioè più o meno, quasi, no? Se dico che 1024 è uguale a 1000 non è molto diverso da dire che un euro vale 2000 lire. Compie un errore del 2%, circa, anzi, 2,4% esattamente. È un errore che, vabbè, se faccio i calcoli con la calcolatrice posso evitarmi mettere il numero giusto. Ma per avere un'idea, facendo i calcoli da mente, dobbiamo imparare a farli ingegneri, quindi... Il mio professore di elettronica, ricordo ancora, mi diceva che un ingegnere sa già il risultato prima di cominciare a fare i conti. Più o meno 10-15% di errore. Poi i conti servono per avere il valore giusto. Però se tu non sai prima, vuol dire che non hai capito come funziona ciò che stai progettando. Almeno come ordine di grandezza. Spero che lui lo sapesse, io ho tante volte difficoltà. Ma 2 alla 10 uguale a 1024 è un punto... di riferimento per aiutarci sulle potenze di 2. 2 alla 20 meno 1, l'ho scritto, ma quanto vale 2 alla 20 meno 1? Se 2 alla 10 vale circa 1000, 2 alla 20 varrà circa 1 milione. E 2 alla 30 varrà circa 1 miliardo. E 2 alla 40 varrà circa 1000 miliardi, poi mi fermo perché potrei andare avanti. Cioè ogni 10 potenze di 2 ho circa un fattore 1000, ho circa 3 potenze del 10. Approssimativamente ovviamente, c'è un errore che poi si accumula più i numeri diventano grandi, ma a livello approssimativo lo possiamo tollerare, lo sappiamo. Quindi perché vi ho detto su 32 bit saranno circa 4 miliardi? Non è che ho fatto a mente i conto. Per fortuna non sono capace. 2 alla 32 è 2 alla 30 per 2 alla 2. 32, 30 più 2. 2 alla 2 fa 4, 2 alla 30 fa circa 1 miliardo, 1000 per 1000 per 1000. E 2 alla 64 è 2 alla 60 per 2 alla 4. 2 alla 60 è circa 10 alla 18, o 6 volte la decina, e ogni volta sono 3 potenze del 10. Quindi ho 1000 per 1000 per 1000 per 1000 per 1000, 6 volte, a 10 alla 18, un miliardo di miliardi, per 2 alla 6 ancora, 2 alla 4 scusate, 64, 2 alla 4 fa 16, 16 miliardi di miliardi. Circa 2 alla 64, senza fare i conti. Se poi volete il numero giusto, si fanno i conti, per carità. Le calcolatrici le abbiamo. Ma l'ordine di grandezza non abbiamo bisogno delle calcolatrici. Allora, e io salto avanti e indietro, voi mi odiate, lo so. Si giustifica... una formuletta che ho saltato perché non mi piace far vedere le cose senza poterle capire. Scusatemi, ci arrivo. Che è questa.
che dice, va bene, allora ho capito, cominciamo a capire come girano questi bit. I bit rappresentano i numeri. La memoria è fatta di tante celle, abbiamo detto. E la memoria è data da due parametri principali. La parallelismo l'abbiamo chiamato, cioè il numero di bit in ciascuna cella di memoria, e gli indirizzi. Gli indirizzi a loro volta sono numeri e quindi vanno espressi, verranno espressi in binario. Allora c'è un legame abbastanza forte sulla quantità di memoria che voi potete usare, memoria centrale parliamo, memoria RAM, tra la quantità di memoria centrale che voi potete gestire in un calcolatore e la dimensione dei bus di sistema, dei bus della CPU. Perché dicevamo l'altra volta che il parallelismo della memoria è uguale normalmente alla dimensione dei registri della CPU, che è uguale anche a sua volta alla dimensione del database. Alla fine ci sono dei valori di 32 bit, 16 bit, facciamo finta che siano 16, così è più facile fare i conti anche se è un po' vecchio. Celle di memoria di 16 bit che transitano attraverso un bus di 16 bit che vanno a finire dentro un registro della CPU di 16 bit. Questi tre valori devono essere uguali, se no il calcolatore non è ottimizzato. E quante di queste celle di memoria posso avere? Eh beh, tante quante ho i soldi per comprare sicuramente, ma come limite massimo tante quante la CPU è in grado di indirizzare. E allora se io avessi solamente 20 bit di indirizzo, quindi il mio bus degli indirizzi fosse ampio 20 bit, la CPU potrebbe comunicare con la memoria fornendole un indirizzo su 20 bit. E che vuol dire che la memoria non potrebbe avere più di 2 alla 20 celle, da 0 alla 2 alla 20 meno 1 come indirizzo. Cioè, al massimo potrebbe avere 4 milioni di celle. Ciascuna di 16 bit, dicevamo. E quindi il numero massimo di bit possibili nella memoria centrale è dato al massimo dal numero di indirizzi possibili esprimibili su un certo numero di bit che è pari al numero di bit dell'address bus, che è una caratteristica della CPU, la dimensione dell'address bus e ovviamente della scheda madre, ma la scheda madre la costruiscono in funzione di come è fatta la CPU. Moltiplicate, e questo 2 elevato all'address bus mi dice quanti indirizzi possibili quella CPU può concepire, può pensare, può scrivere, può esprimere. E quindi quante celle di memoria potenzialmente può vedere. Ciascuna cella di memoria contiene un certo numero di bit, e il numero di bit contenuti in una cella di memoria è data dalla dimensione, corrisponde, coincide con la dimensione del bus dei dati. Quindi questa formuletta qua ci dice che la massima quantità di memoria indirizzabile da un calcolatore è data dal massimo numero di celle che la CPU può vedere moltiplicata per la dimensione 2 elevato alla dimensione dell'address bus moltiplicata per la dimensione in bit di ciascuna delle celle. I primi personal computer, anzi non i primi, i secondi, i primi erano più limitati ancora, avevano caratteristiche di questo genere, avevano un database di 16 bit, registri interni da 16, memoria da 16 bit di parallelismo, e un bus degli indirizzi da 20 bit. 20 bit significava appunto 4 milioni di celle indirizzabili di 16 bit, ossia 2 byte ciascuna. I primi personal computer non potevano usare più di 2 megabyte di memoria in totale, non 2 giga, 2 mega. All'epoca sembrava un numero spropositato, no? I primi PC uscivano con 128 kilobyte di memoria, espandibili a 640 kilobyte. 2 megabyte, che era il limite teorico raggiungibile, era già
10 volte più grande della capacità di memoria normale di un PC dell'epoca. Oggi ovviamente abbiamo base degli indirizzi da 64 bit. Ve ne accorgete sui vostri calcolatori? Perché tantissimi personal computer hanno 4 giga di RAM, ma ce ne sono relativamente pochi che ne hanno di più. Ci sono relativamente pochi che hanno 6 giga. Tutto sommato costerebbe 30 euro in più, un paio di giga in più, oggi. Perché fino a 4 giga, 4 miliardi, 2 a 32. Fino a 4 giga di memoria ci arrivo con un bus degli indirizzi, con un indirizzamento a 32 bit. Bastano indirizzi su 32 bit per indirizzare fino al massimo 4 miliardi di celle diverse. Ma da 4 miliardi e 1 non bastano più 32 bit. Le CPU moderne lavorano tutte internamente con indirizzi a 64 bit. Hai voglia. 64 bit sono, abbiamo detto, 16 miliardi di miliardi. 16 miliardi di giga. Una roba che non oso pensare. Allora, la CPU sarebbe capace. L'ostacolo dove lo trovate? Lo trovate nel sistema operativo. Quando voi installate Windows o un altro sistema operativo, ci sono sempre due versioni, a 32 bit o a 64 bit. La versione del sistema operativo 32 bit, lo dice il nome, è capace di lavorare solamente con dati a 32 bit. E quindi è limitata intrinsecamente a vedere al massimo 4 giga di memoria. Se volete poter sfruttare la memoria in più, se ce l'avete sul vostro calcolatore, siete obbligati a installare un sistema operativo 64 bit. Quindi anche poi nelle cose pratiche, alla fine si ritrovano. E i sistemi operativi 64 bit non è che siano più complicati, è uguale. È solo la Microsoft che ci sta mettendo 10 anni per far sì che tutto funzioni bene anche su 64 bit. Ultimamente abbastanza, ma ci sono ancora tantissimi programmi che lavorano a 32 bit, quindi è più complesso perché di fatto se ne installano due in parallelo, uno a 32 e uno a 64. Per poter vedere la memoria al di sopra di 4 GB. Quindi 4 GB è un gradino al di sopra del quale non si tratta solo di spendere un pochino di più per la memoria, significa cambiare proprio tutti i software e farli lavorare a 64 bit anziché a 32. Ok, torniamo. No, vabbè, fermiamoci qua, facciamo un intervallo, perché poi cambia decisamente. 20 minuti? 4:10?